Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo piccolo vlog. Questo video viene fatto in frettissima perché è appena tornato a casa dal lavoro e domani lavoro e c'è la gatta. Attenzione. E Wina, vieni qua. Dove sei? È scappata di lì. Ho sbagliato lato. Perché guardavo di là. Vabbè, non è un problema. Comunque, è un video per il crowdfunding degli Evil Company. Per quelli che non sanno cosa sono gli Evil Company sono un gruppo di creatività con la quale io collaboro da un po' di tempo, quasi un anno, in realtà più tipo 8 mesi, su un canale chiamato Dice Games Italia. Dice Games Italia è un canale dove noi facciamo delle partite a cartaceo tipo Dungeons and Dragons, Sine Requie e cose del genere. Ed è molto figo, lo facciamo io, Rexen, NauxCube, Robin, che alcuni di voi ricorderanno dalle partite a League of Legends. E poi c'è il Master, Luca Bellini, che è il coordinatore di questo gruppo di creatività. Loro stanno facendo un crowdfunding perché hanno avuto dei problemi. Loro stanno facendo un fumetto chiamato Roll Again, della quale vi farò vedere il numero 0 perché io ce l'ho e si poteva acquistare a Lucca. Adesso ve lo faccio vedere. Questo, yeah. Questa qua è una copertina disegnata da Andrea Guardino, che è un genio ed è bravissimo. E se conoscete Dice Games Italia avete visto molti suoi lavori. Il fumetto è una cosa strafiga perché ha due stili di disegno molto diversi, come potete vedere. Ed è un fumetto che parla dei giocatori di Dungeons and Dragons, o comunque dei giochi cartacei in generale, dove praticamente questi giocatori vengono inglobati dal gioco, sembrerebbe. No, io non ne so molto di più perché non mi sono voluto spoilerare niente. Da questo numero, che è il numero 0, c'è questo sentore qua, ed è fighissimo perché la storia è figa. Io so un po' di più della storia semplicemente perché me l'ha spiegato un po' Luca, ma non mi ha spiegato tutto, quindi non lo so bene. Comunque, il numero 0 di Roll Again è andato a ruba. Nel senso che hanno finito, le hanno venduti tutti, veramente tutti. Io ne ho due perché una è di Robin, però le hanno venduti tutti. E erano molto contenti. Avevano deciso di fare un'altra esperienza in una fiera a vendere il numero 1, che comprende il numero 0, quindi comprende le 15 pagine del numero 0 più altre 15 pagine per finire la storia del primo numero, e ovviamente dei tribute vari, però doleva andare al Cartoomix. All'inizio sembrava tutto a posto, dovevamo poterci andare, poi sono cambiate un po' di cose e hanno bisogno di una mano, nel senso che hanno fatto questo crowdfunding perché non gli bastano i soldi per avere uno stand serio al Cartoomix. Quello che hanno chiesto è 600 euro, ci sono stati degli altri problemi per la quale adesso il costo è circa 900, però danno come ricompensa un sacco di roba, perché come sapete, per chi è abituato a Kickstarter, loro lo fanno su Appela, però per chi è abituato a Kickstarter è più o meno la stessa cosa. Loro mettono varie ricompense e vari traguardi. So che dopo un tot c'è anche la possibilità di invitare per esempio Rexen al Cartoomix, e soprattutto se loro vanno al Cartoomix ci vado anch'io, sto nel loro stand, posso incontrare voi, quindi vorrei tanto farlo, onestamente sarebbe una cosa che mi piace tantissimo, anche perché non sempre riesco ad andare a tutte queste fiere, quindi se ci posso andare, stare con gli amici, incontrare voi e prendermi una pausa dal lavoro per passare un po' di tempo con voi, secondo me è una figata assurda. Quindi, cosa vi sto chiedendo? Allora, gli Evil Company hanno questo crowdfunding, potete donare 2 euro così giusto per, 5 euro se volete donare 2 euro e poi pagare i 3 euro per il fumetto. Quindi con 5 euro vi portate a casa per esempio il fumetto che ci sarà allo stand degli Evil Company, oppure vi verrà spedito. Quindi se non potete venire al Cartoomix non è un problema, potete comunque donare 5 euro e farvi mandare il fumetto, che è tanta roba. Poi ci sono delle altre bellissime offerte, tipo ci sono quelle un po' più alte dove ci sono proprio i disegni di Andrea Guardino originali della compagnia dell'Inetto. Io sono uno dei pochi che ha pagato il massimo, che è 100 euro, perché io credo tantissimo in questo progetto e perché voglio la cazzo d'immagine di Diego Lester, perché l'amo, è il mio personaggio e ringrazio tantissimo Andrea di averlo fatto, e quindi voglio l'immagine.
ce ne sono 4 disponibili da 100 euro perché c'è un'immagine per personaggio originale, quindi tanta roba. E comunque ci sono tanti vari altri pacchetti, tra quali le stampe con dei disegni di Andrea Guardino, dei disegni degli altri disegnatori, delle cose inedite, quindi veramente veramente tanta roba. E mi piacerebbe che voi deste una mano, onestamente. Comunque, tutto qui. Vi lascerò il link in descrizione, magari metto anche il video direttamente da Dice Games Italia o da Evil Company in descrizione, così potete andare a vedere quello che dice il master. Quello che vorrei stressare, quello che vorrei farvi capire è che questa è una cosa italiana, è una cosa totalmente italiana, è un fumetto totalmente italiano, innovativo, perché non se ne vedono così in giro, onestamente, e semplicemente è per aiutare dei ragazzi a coronare un loro sogno. Sono molto bravi, molto dedicati, veramente si sbattono tantissimo per questa cosa, e quindi credo che valga la pena di dargli una mano. Niente, grazie per avermi ascoltato, se volete farlo, bene. Vi ricordo, io non guadagno niente da questa cosa, se non il fatto di andare al Cartoomix e avere un posto dove stare invece che girare in giro a muzzo, quindi più che altro ci guadagno in soddisfazione nel vedere dei miei amici fare qualcosa di bello. Quindi il mio nome è come sempre Quito Noit. Ciao a tutti! Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni. Adesso sono il re del Let's Play.